Roma, Cinema Barberini, fanpage è qui per intervistare Claudia Gerini e Marco Bocci, protagonisti di L'esigenza di unirmi ogni volta con te. Sentite che cosa ci hanno raccontato. Dal film si percepisce che c'è una grande alchimia fra voi due, fra i vostri personaggi, quindi vi volevo chiedere se mi potete parlare appunto del vostro personaggio e di come avete ricreato quella sinergia sul set. Vado io, parto. Allora, l'alchimia come Claudia e Marco c'è stata, noi ci siamo incontrati, io non conoscevo Marco né nel privato né professionalmente ed è stata una scoperta perché ci siamo trovati bene, ci siamo subito, diciamo così, connessi amavamo tutte e due molto il film, ci piaceva il padre, cioè Tonino, perché comunque anche Tonino ha dato a questo film molta poesia, è un film molto romantico, è una storia d'amore pura e quindi molto passionale, quindi anche tra noi due si è subito, da parte mia ma anche penso anche da parte sua, instaurato una complicità di stima e comunque di voglia di fare bene questo film. E due vite di provincia che si incontrano, si incastrano in uno sguardo, si cambieranno l'uno la vita dell'altro. Abbiamo ricreato, abbiamo lavorato sul realismo, sul rendere le scene più vere e più semplici possibili. E i due personaggi, appunto, Giuliano e Leonardo, guidati da questo pathos e da questo sentimento forte, ci hanno permesso di realizzare, insomma, questo film. Ho attaccato un bottone. Pippone. Un bel excursus su tutto però il film, quindi hai fatto una panoramica. No, vabbè, concordo pure io, insomma, per quanto riguarda l'alchimia, c'è stata a livello, insomma, personale, subito, immediatamente, mi sono subito trovato con Claudia, è stata una grande scoperta conoscerla, io la conoscevo naturalmente dal punto di vista artistico, ma non personalmente, ed è stato un grande piacere. Poi lavorare con lei ancora di più, perché è un'attrice generosa, bravissima, talentuosa, e quindi dal punto di vista umano è stato facile trovare l'alchimia. Ce la faccio a non vederlo, non ci riesco. Diamoci un po' di tempo. Siccome ci sono molte scene anche passionali, c'è chi ha paragonato il film un po' a una 50 sfumature di grigio, versione italiana. Voi che cosa ne pensate? Ma a me sembra... Sono molto intense. E poi se è stato anche difficile, cioè se vi siete trovati, come vi siete trovati a girarle, se ci sono stati momenti di imbarazzo oppure no. Vado io. Ma guarda, paragonarlo a 50 sfumature di grigio, io mi sembra un attimino parecchio esagerato, insomma. Io non ho visto il film, ma so, insomma, che... È più passionale il vostro, le vostre scene, vedi. Sì. Cioè quelle due scene valgono tutto il film. Quindi. Ah, vedi, ho capito. Poi diciamo che per noi, insomma, pensa te ragazzi, sai, poi girarle è stato, insomma, abbiamo cercato di riuscire a dare, tu hai appena detto che rendono bene, insomma, di dare quelle sensazioni, quelle passioni, quella passionalità che c'era bisogno, di cui la sceneggiatura parlava, insomma. Siamo stati messi a nostro agio dal regista, da un po' tutti quanti che ci sono stati accanto. Naturalmente poi l'imbarazzo c'è, però siamo anche due professionisti, in più ci siamo capiti subito e siamo subito entrati in contatto con la nostra parte più umana, e quindi avendo un rapporto
di grande amicizia sin da subito è stato molto facile, insomma. Poi raccontavate anche di retroscena durante la conferenza, che sì, comunque girare spalla, quelle scene, cioè, sì, che quando giri quelle scene uno si immagina magari che sarebbe bello a volte vedere proprio anche all'interno di un film una scena e poi piano piano tu allarghi l'inquadratura e ti trovi l'elettricista che ti tiene il bravissima per assurdità, capito? Bravissima, però sarebbe bello raccontare quello che c'è intorno a volte, no? E quanto è grande il potere del cinema, perché invece escludendo quello che c'è a destra e a sinistra, invece ti racconta e ti dà delle emozioni così forti. Vedo che gironzoli sempre dalle mie parti. Coincidenza. Ah sì? Progetti per il futuro? Allora, teatro, sarò in scena al Quirino da dicembre con uno spettacolo musicale che ho scritto io insieme a Michele Andreozzi e Paola Galassi per la regia di Giampiero Solari. Tu invece non torni in squadra antimafia? No. I fan sono disperati. Disperati, purtroppo, mi dispiace. No, io sto girando una miniserie che si chiamerà Solo in questi giorni e poi ci scambieremo con Claudia, anch'io starò in teatro in tournée e arriverò a Roma al Quirino con uno spettacolo che si chiama Sulla vita di Amedeo Modigliani, diretto da Angelo Longoni.